consapevole che il nostro territorio si andava a deturpare, sacrificandolo. La cascata era presente a valle già una centrale idroelettrica alla fine dell'Ottocento. Il nostro territorio si stava espropriando nel corso di questi anni, deturpando. Le nostre delle risposte dagli amministratori che mi hanno preceduto e che si sono succedute, che cosa si andasse a realizzare, ma in quanto tempo, quali fossero. Diciamo che sono stati mai interessati nell'opera di programmazione dell'opera e dello sviluppo che dove negli anni le nostre comunità hanno perso anche quella speranza, la speranza che avevano, che speravano appunto che ci fosse uno sviluppo tutte per quanto riguarda le opere di completamento dell'invaso, ma anche per quanto riguarda gli energetici. Successivamente con mi sembra con la così Marchetti del consorzio, il presidente da circa solo da 10-11 mesi, siamo riusciti oggi. Non è presente anche il presidente della regione Abruzzo, mi avrebbe fatto piacere dirlo anche a lui. Innanzitutto si tratta di affrontare la necessità di porre al centro della discussione politica, soprattutto sul futuro delle popolazioni montane, perché le popolazioni, noi che viviamo la montagna, ben diverso. Addirittura si vorrebbe privare le rappresentanze istituzionali dei territori montani nel proprio territorio. Bene, signor Di questo siamo convinti, volevo chiudere. Cosa fare? Innanzitutto favorire l'apertura di scopo turistico, tra l'altro già sottoscritto con un accordo di stare insieme affinché ciò avvenga. Per poter sviluppare un turismo, quel turismo naturalistico di cui noi siamo convinti che bisogna che il nostro territorio si appropri, parlo degli amministratori locali. Agli amministratori locali per quanto riguarda l'unificazione dei comuni. Cioè i comuni devono esserci, non può non essere diversamente. Oggi tra l'altro in più già spesi e da spendere su questa grande opera. Noi che cosa diciamo? Che per salvare le nostre comunità basterebbero attori e protagonisti dello sviluppo del nostro territorio e non purtroppo gli spettatori.